Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tonokit che vi parla. Oggi siamo tornati con FIFA 23, pronti a proseguire la nostra avventura, il nostro campionato, gara importantissima contro il Playmouth contro il Playmouth, conferenza stampa, anche no, come al solito. Signori, vediamo di fare del buon risultato, ok, va benissimo, anche così. C'è un po' di stanchezza tra i nostri giocatori. Allora, diamo un turno di riposo al buon Oliveira, che è stanco già da un po', credo. Il Barba ha riposato Boateng, riposa anche il Barba. Qua un bel item fisico a centrocampo, ci può stare Chrysler per Acosta e Moukoko, anche lui stavolta lo facciamo partire dalla panchina, ma dalla tribuna invece nessuno, che fanno abbastanza schifo. Dobbiamo prendere un po' di ricambi perché, insomma, abbiamo venduto mezza squadra. Non che fossero eccezionali come sostituti, però, insomma. Attenzione, 100 partite con il Sutton, con i nostri Sottoni. E brava lei, brava la nostra Kate Parker, famosa per i suoi discorsetti di primo tempo. Amici appassionati, let's go. Ben trovati, parte, Lele Bani, qui con me per il commento tecnico. Il menù oggi promette questa bella menù, sfida di oggi guardo divertimento assicurato. Mi aspetto un match dagli altissimi contenuti tecnici. Ho un problema. Sento i giocatori un po' strani. Devo dire che si respira un'aria elettrizzante sugli spalti, la voglia di vedere come andrà a finire tanta, si prospetta una partita troia poco notevole. C'è qualcosa che non cosa, eh. Sento delle stranezze nelle mani. A parte le mie mani che sono un po' così, però. No, mi sembrano. Boh. Mi sembra di avere un input lag. Non so come. Vabbè. Fuori gioco. Offside. Tutto fermo. Padroni di casa con evidenti problemi del reparto arretrato. Lele hanno la peggior difesa del torneo. Ma ancora siamo la peggior difesa. Ma smettila. Diventa altrimenti più complicato portare a casa un risultato positivo. Merda, gli stavamo a pigliare. Ma minchia, siamo ancora la peggior difesa. Sembra strano. Per carità, facciamo 180.000 gol a partita. Fuori gioco. Merda, era buono. Era buona l'azione, però non buona la sua posizione, fuori gioco. Stai calmo e temporeggia. Butcher, grande Butcher. Karabali, balibala. Controllano molto bene il possesso. Bravo Boa. Senti i nostri Sutton quanto come cantano. Merda. Occhio alla conclusione. E Spinozza si fa trovare pronto. Con quella di oggi sono 100 le gare sulla panchina di questo club e forse nemmeno lei. Bella palla per Brian. Di durare così tanto? No, mi dissocio, mi dissocio. Come? Ma poi perché tutto questo pessimismo? Cioè, neanche lei si aspettava di durare così tanto. Pezzi di merda, no? Troppo sotto il portiere. Però è buono. Cagata, eh? Difendere i momenti più difficili, questa è la cosa fondamentale. Stava imprecando leggermente Santi e anche demoni pronunciati in maniera ambigua. Sfugge bene la marcatura. Possesso, non lo so, mi sembra che non corrano i miei giocatori. Non so, sta sensazione un po' strana. Non è solo. No, non tu, non tu. Può controllarla, attenzione. Sbagliato. Sbagliato a far uscire il difensore, ma porca troia. Ed ecco dunque, cose illogiche le fanno al volo, vabbè, senza nemmeno pensarci. Qua ovviamente kick off, tutti fermi. Bello questo cambio di gioco, molto bello. Vai, stavi andando in sovrapposizione, continua! Cristo! Almiron. Hanno l'occasione, attenzione. Merda, me l'ha pigliata. Sì, siamo già dall'altra parte, Pardo. La fai. Cerca l'imbucata. È passato!
È passato sto cazzo, è passato. Ma che buco del culo questi, oh. Usa bene il fisico per proteggere. Usa sto cazzo, non il fisico. Fermo. Bravo, Ra. Bravo Ryan due volte. Però sti cazzo di passaggi, facciamoli meglio. Tutto bene in fase difensiva, poi provano fase a di interdizione. Azione insistita, buona circolazione di palla. Niente. Buco lo trovano. Si guarda intorno. Attacca avversario con la bella. Dai, adesso però che cazzo. Usa bene il fisico qui. Usa il fisico grazie al Kaiser. No, tutto regolare qua, non rompete le palle. L'ha letta prima, bravo lui. Bravo Atem. Dai che c'è. Porca troia. Infatti difendono in 5. Catenaccio. Ruvido, ma che passaggio è? Ruvido ma cor... Oh, sti rimpalli, ma me ne fai vincere uno? No, perché devo prendere gol, guarda, guarda, adesso no, tiene palla perché non è ancora al 45esimo. Fanculo, ovviamente, passaggino sbagliato, gol. Palla che finisce sopra la traversa, peccato perché la vabbè, adesso ci rimbocchiamo un attimo le maniche, cerchiamo di recuperare questa partita abbastanza brutta fino a questo momento. Cristo Dulopulo, spero anch'io, che cazzo è. Niente, non la vogliamo vincere questa partita. Carabalì, Balì, Balù. Palla dentro, è arrivato il raddoppio. Fermi i nostri giocatori. E stranamente è iniziato adesso il recupero, prendiamo gol. Ma non sono coincidenze, non sono coincidenze, dai. Dai, succede sempre. Ogni cazzo di... ogni cazzo di video, tre partite facciamo, almeno minimo sindacale una partita, succede sempre questo. Poi la media è di 2/3 partite su 3, però siamo sotto di 2, va bene. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Sì. Oh, cori organizzati? Gioco 7 metri. Va bene. Male. Va via di fisico. Ma che va via? È ancora qua, fermo. Andalo adesso però. Buono il recupero della difesa. Questo è il cazzo. Il Newcastle ha confermato le notizie dei giornali dei giorni scorsi. È arrivata l'ufficialità di un giocatore inseguito da molte altre società. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo. Oh, dacci sto fallo. Dai, gioca. Ma giocala veloce! Ma questi che passaggi che fanno? Ma che volti... Dai, che l'avevi presa. Boh, che cazzo. Mamma mia. Ma questi. Ferma l'azione. Alzati. Ma anche io, che cazzo sto facendo? Questo è fallo, però. Ma quello. Palla che termina sul fondo. Guardabili. Oggi davvero inguardabili. Mamma mia. Mamma mia. Mamma. Ce la facciamo? Palla che non crea nessuna difficoltà al portiere. Sì, ma che. Che dormire, oh. Tentativo di pressing. Niente. Quando il body check smette di andare in profondità magicamente. Può segnare e riaprire il match. Non ci credo. E andiamo, Med. Vai a prenderla. Madonna. L'aveva preso su Almiron. Vamos. Come on. Vamos, non so se lo capisco. Non tutti, perlomeno. E hanno ribaltato immediatamente l'azione. Punteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1.
Bravo. Nostra. Vaffanculo. Il pallone è uscito, sarà rimesso. Mi trovo, vaffanculo. Rosso? Sì, che l'abbiamo presa noi. Intercettando il lancio. Mandalo. Ma mandalo sto cazzo. È schiattato, c'ha la barra a zero. Pallone con il fisico. Oddio, la stava a fa. Non ci credo. Carabalì. Pali, 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 palu, pali, pali, pala, pali. Ottima presa, 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 presa. Non ci credo. Oh no, vabbè, dai. Va bene, dai. Guarda adesso come si apriranno i miei giocatori per permettergli di inseguire. Guarda, fermi tutti, gol. Madonna, meno male. Pulisci, pulisci. La toccata, la toccata, l'ho visto io. C'hanno dei cambi, va che è meglio. Qua c'è gente che è parecchio stanca e parecchio anche conciata, nel senso... Müller, non corre più. Ryan anche. E che cazzo. Qua mettiamo Mukoko, Marshall e Brian. Bisognerebbe cambiarli, ma che cazzo metto io? No, però... Almiron l'esterno lo può fare, quindi... Facciamo così. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Anche noi cambiamo. Pezzo di stronzo. Non venire qua a fare lo scambio. Va, che figli della... Guadagna metri. Pazzesco. Riuscito a tenerla. Oh, ma gliela pigliamo sta cazzo di palla o cosa? Ogni volta sembra davvero che devi avere la combinazione per portargliela via. Diverse soluzioni, occhio. Dagliela, sta figa di palla. Tre ore per fare un cazzo di passaggio. Non a lui, cazzo, ce l'hai lì a fianco. E dai, a quello più complicato. Butcher. Questa apertura millimetrica. Gol. Ha spazio davanti a sé. Portiere non perfetto, là, qui pallone per gioco, meno male. Meno male. Dunque, tutto fermo. Ma come cazzo fai ad anticiparti così? Soprattutto a dare un pallone. Niente, no, non corrono più i miei. Capisce. Oddio. Tutto e ferma l'azione. Se non è detta l'ultima. Bastardi, mi hanno messo in fa. No, è buono. E l'ha toccata lui. Che proveranno gli ultimi assalti per evitare almeno la sconfitta. Sì. Hanno tutte decisamente le carte in regola sì. Per trovare il gol che gli serve, la qualità non gli manca, Pier. Basta anche un episodio, una giocata. Un episodio, una giocata, una botta di questo match, eh? Si può verticalizzare prima. Non devi stare zitto però, Dani. Hai rotto le palle. Si possono fare tante cose. Fischia, fischia. Solo magari di far perdere secondi preziosi. È buono. Era oltre l'ultimo difensore. Chance vanificata. Offside. Ora Mukoko. Il tempo non è molto. Vogliono a tutti i costi raggiungere il pari. Conclude Acosta. Vaffanculo. Anche il portiere in area, no? Sfruttare bene questa occasione da palla in attivo. Reisner dalla bandierina, verso il Barba che stacca, va vaffanculo Barba, Cristo. Buona copertura difensiva. Pier, qua è vabbè, stata proviamo, ma tanto gli ultimi difensore. Secondi sarà difficile. Visto, non ha potuto indirizzarla come avrebbe voluto. Anche perché la prendono loro. E ciao, è finita. La lavagna luminosa segnala 3 minuti di recupero. Se lo beve. Se lo beve. Muovono bene il pallone. Tre ore di tiki-taka fanno questi. Adesso è fallo. Prima, tra l'altro, neanche quello di Boateng. Pazzesco. Pazzesco. Perdono palla. Che è un fallo di 7 anni fa. No, giusto. Abbiamo perso giustamente stavolta. Partita inguardabile. E... Non li sembra, l'ho detto subito. Da appena ho fatto il calcio d'inizio sentivo poco reattivi. Non rispondevano esattamente col timing giusto ai miei comandi. Non lo so. Va bene, ci sta, giornata. No, ok, va bene. Mettiamo agli atti. Così come mettiamo agli atti di aver preso gol nei minuti di recupero. Strano. Resoconto, attenzione.
4 resoconti. Allora, vediamo. Questo ha un 72 terzino destro, 25 anni. 28 addirittura. Sempre 72-29 anni. Insomma, se tra gli svincolati si potrebbe anche pensare di prenderlo, anche in ottica magari rivendita. Può stare. Questo è un CC 73, però allora facciamo rimuovi. Ok. Con i restanti 1, quindi facciamo così. Andiamo avanti di un giorno. Simula tutto. Ok. Ok, altri resoconti, perfetto. Ed Beth. Allora, questo ha 67, 20 anni però 67. Questo è 65, toglilo su. 67, 20 anni. 65, no. 67, 20 anni, però non è tra gli svincolati. Collins 66. Viglialba. Viglialba 72. 69 addirittura. 71, ma che... Insomma, pensavo qualcosa di meglio. Questi forse possono crescere un po' di più. Guarda, quasi io faccio tac e tac. Con giovani ci può stare. Maurizio, lascia perdere. No. Però male, eh. Ce ne sono altri in osservazione, credo. E spero, giusto? Giorni rimasti. Bianco auto per Alessi. Ma che cazzo? Non vorrà mai venire. Ma anche Vinicius. Fulham gioca. Club dal 2022. Da Liverpool. Ma stai scherzando? Questi sono tutti in scadenza o no? Giusto per capire. Perché non ti fa capire un cazzo di niente. Potrebbe essere un ottimo difensore centrale vecchio. Vabbè, niente, andiamo più che altro a vedere quelli svincolati, se troviamo qualcun altro, non lo so, sono un attimo rimasto un po' così. Allora, siamo qualsiasi, svincolati. Ma guarda, età va bene, giovani, dai. Giovani, ma non troppo. Sinistra, uno. Non ci uccino. Dovrebbe essere male. ATT. C'è qualcuno che dici, minchia, questo è forte. E un po' di statistiche verdi lì. Questo e ci proviamo. No, nulla. Siamo arrivati alla C in realtà, però. Ma ah, dammi qualche vecchiazzo, non lo so, di 7.33. Qualcuno forte che è svincolato, non lo so. Alessandro che non vorrà mai venire. Ci riproviamo? Non so, ci riproviamo. Cazzo, sei svincolato da un anno, piuttosto che non fare un cazzo.
questo è interessante. Vediamo se c'è qualcuno di... Anche il Cardoso Lucena. Basta, finiti i top player. Dalder. Finiti. Niente, basta. Vediamo qualche d'uno lista sul mercato. Dammi sul mercato per qualche giorno questo giro. 16 21. Ah, fine? Minchia. Non troppi, mi raccomando. Cioè, questi sono tutti sul mercato, sti pipponi. 28. Vediamo, magari qualche d'uno ci salta fuori spendendo poco, no? Tipo questo, vabbè, è scarso, però contratto in scadenza tra 6 mesi. Me lo dice. Facciamo una bella cosa. Una bella cosa. Nelle istruzioni facciamo che rimuoviamo questo, sì, questo, sì, e facciamo solo da prima squadra contratto rimanente 0-1. Tipo tutti questi a logica dovrebbero essere in scadenza. Vabbè, andiamo avanti con le osservazioni, vediamo cosa salta fuori, se riusciamo a prendere qualcheduno oltre agli svincoleti. A parte che qua noi abbiamo messo nell'hub mercato qualcuno, o sbaglio? Questo sarebbe interessante, ma... Valore 10.000, noi non abbiamo... Ma ci dicono 10.5, intorno agli 8.4. Ma ci chiedevano di più, o sbaglio l'ultima volta? Ah no, perché abbiamo 6.5, noi, ecco perché... Cambio i giocatori, totale 74. Centrocampisti, che abbiamo? Minchia. Vale così tanto, Jovanovic. Porca boia. Ti diamo Atem, dai. Atem più 5 milioni. Fai anche 6 milioni, dai. Ah, non vogliono niente. C'è niente da fare. O vogliono soldi, se no... Vediamo se Alexandro... Infatti, pezzo di merda. A fare in culo, va. Figlialba, invece, tu sei interessato? Sì. Attenzione. 72, per carità. Può tornare utile. Sporadico. Accetta. 5 anni, mi darà 1... No, 2? Allora vada per 4. 4 accetti. No, va bene, allora facciamo 3. Me ne ho suggerito 12. Nessuna clausola. Facciamo 7-5. Non dovrebbe rompere le balle, no? 7 no, allora, prima di tutto qua i bonus non si prendono. Bonus d'ingaggio ti do 30 e ti do, invece che 7,9, ti do 8,9. Allora ti do 30 qua, al massimo. Tiri sullo stipendio, accettano sti pezzi di stronzi. Viglialba, ok, primo acquisto di questo mercato invernale, svincolato, va benissimo. Questo lo stanno osservando?
Lo stanno osservando questo? X Suarez. Cioè 67. E questo. Cioè li ho messi qua, ma... insomma. Vabbè, sono giovani, sono svincolati. Possiamo far aumentare il loro valore. E di conseguenza... turnover va benissimo. 5 anni. Bravo. Ignora clausola. Stipendio 3,5, ti aspetti, quindi ti facciamo un 1,500. 2,4. Ah! Con i bonus, guarda, facciamo che ti do 0, ma ti do 2,9. Vedi, dai lo stipendio, sono contenti. Paghiamo un fottio di stipendi, ma va bene. È importante, non è importante. Ok, difensorino centrale. Fall, anche lui. Ci sta, senegalese. Turnover, accetti, giusto? Ah. 4 anni? Facciamo 5? Dai, 5 va bene. Uno in più, uno in meno. Nessuna clausola. Anche tu, guarda, 2... e 9. Accetti subito? Ci fai risparmiare tempo? Bravissimo. Posto. Issa Fall. E via. Ti aspettiamo. L'altro chi è che era quello sotto? Non mi ricordo. Ah sì, Scott, che purtroppo non vuole venire. Ma va bene. Cioè non vogliono accettare le nostre offerte. Ma va bene. Attenzione signori, contro il Newport. 16esimi di FA Cup. Attenzione. Ma noi siamo tutti stanchi ogni volta. Porca vacca. No, sono già arrivati? Ottimo. In tempo per esordire, guarda. Sì, sono... cioè, 72. Questi per carità. 67. Onesto. Esordiamo così, spregiudicati, con... proprio appena comprati, giovani, inesperti. Ci interessa un cazzo di niente. Ok, mettiamo... chi mettiamo? Ahmed? Mettiamo anche a Fif, dai. Facciamo Ahmed. Ryan Oliveira. Sì, un terzino ci servirebbe, cazzo. Giocare hard, è un po' come gioca. Sì, poi ovviamente mettendo tutti questi che sono un po' stanchini, non è... un po' stanchini e poco lucidi non è l'idealissimo, però... d'altronde questo abbiamo e questo utilizziamo. Troppe partite ravvicinate, i nostri ragazzi sono stanchi, si è visto nell'ultima partita di campionato. Tutti gli occhi sono su questo calciatore. Nelle ultime tre Costa? Ha provato sempre il gol. Ancora pochi istanti e poi si comincia. Pronti? Immagini che vi giungono in diretta dallo stadio dove sta per avere inizio il match in programma oggi. Vediamo se i primi acquisti di questo mercato di riparazione possono essere dei giocatori interessanti oppure ci siamo, Pier. Subito il primo intervento è buono. Vedremo se la formazione ospite saprà rispettare il pronostico della vigilia e andarsela a prendere questa qualificazione lontano dal campo amico. Oh, ma non spiro un gol lì. Nostro omino poco bianco. Però qua si è... no, qua si è tolto però. Madonna, bravo portier. No, scherza. Ho sbagliato cazzo. Decisivo il portiere sul tentativo dell'attaccante. Ha tolto dalla porta. Ma questo che bucio. Bravo! Poi a darla loro. Il gioco no? Bravo, il gioco, fagli fallo. Fuori gioco, vuoi non steccarlo? Steccalo. È fuori gioco, quindi tutto quello che succede dopo non conta. Se il suo sarà un debutto da incorniciare, i tifosi ovviamente lo vorrebbero. Lele è arrivato all'esterno che stavano cercando. Pier, giocatore che dovrebbe avere diversa alternativa al tecnico. Uno che può giocare sulle corsie, può essere spostato più avanti, può fare l'attaccante esterno. A mio avviso può dare un contributo importante sia in fase di spinta. Afif! Conclusione sporcata. Può far gol. Bravo, si è spostato. Quello. Si distende, si è accasciato per prenderlo. Diglielo. Palla in area di attenzione, rigore. Jovanovic. Merda. Metto sicuro quello del portiere qui.
L'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi. Prima con la palla lì magari. Costa che cazzo. Non a lui che si stava a inserire. Collins. Mamma mia, full. Con la cattiveria. Tackle efficace qui. Mandalo. Era quello che volevo, ma con un po' più di velocità magari. Tackle con il pallone che tackle in fallo laterale. Buona questa palla, beh, norca trottola, trottolino amoroso, da. La bandierina, attenzione a Fif, neanche di testa, niente, a Fif niente. Bella questa palla invece. Dai a Fif che sei lì, cazzo. Fallo? Chi fallo? Dove fallo? Ale. Bravo, Gil. Può liberarsi del pallone. Parola, che bello. Filtrante calibrato bene. Viglialba! A destra, sicuramente destra. Il portiere che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Ma io Pier sto ancora ripensando quella parata. Ha tolto letteralmente la palla dalla porta. No, che Cristo. Entra bene qui e recupera il pallone. Avanzano della tre quarti avversaria. Buono, attenzione, buono. La possibilità. Ahmed della piazza! E andiamo! E vola l'airone! Vamos! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ginni. Oh! Palla profonda. Sceglie i giocatori sbagliati. Bravo! Non apritevi come anguille. Non è vero, non si aprono le anguille, però. Che cazzo. Sale l'urlo. Ah, c'è già qualcuno? E provano a trasmettere tutta la loro energia alla squadra. No, non può passare sotto le gambe quella palla lì. È scritto, devo prendere gol. Io l'ho detto. Faccio l'angolo. Sono a caccia del gol del Bari. Ginni. No. Porca troia. Devo spingere loro la palla in rete. Abbiamo rischiato adesso, ragazzi. Riprendiamo in mano il pallino del gioco. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte. Oh, dai che gli ha rubi. Al di là dei numeri, Pier, quello che conta alla fine è il risultato. Il fatto che stiano vincendo conferma che non importa quanto si tiene palla, ma come viene gestita la palla. Che sfiga! È molto chiaro su cosa fare ogni volta che riescono a ripartire. Merda. No, dammi Gil. Spazio per andare. Fai fallo. Mi sarà meglio fare. Era fuori gioco? No, non è vero, Non è vero, dai, che ladri. Che ladri. Ho preso la palla piena, Ma cosa? Ma guarda, palla piena. È rimbalzata addosso a lui la palla. Pazzesco. E niente, adesso... Gil è bello l'esordio, comunque. Chi togliamo adesso? Togliamo Acosta, dai, che è stanchino. È stanchino, mettiamo Müller. Vamos. Ci sarà una sostituzione. E là. Punizione letta bene dal portiere. Calma, adesso che siamo un uomo in meno, dobbiamo un attimo ragionarcela qua, eh. Ma perché lì? Bello libero. Dagliela. Al Chrysler. Prova a venire avanti. Bella palla. No, cazzo. Stavo già preparando la rovesciata. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Calma che è finita. Ok, perfetto. Siamo a riposo, in vantaggio, con un uomo in meno, però adesso ce la giochiamo.
ce la ragioniamo più che altro. Pronti? Riprendiamo. È questo secondo pronto, tempo di difficoltà, difficoltà. Qua adesso Gil, bello l'esordio. Allora, non stava giocando neanche male, ma malaccio. Però poi non c'era neanche l'espulsione, onestamente. Se vogliamo proprio essere sinceri. Sì, Chrysler tira la cacata. Errore clamoroso, va bene, bene. Attenzione, subito cambi. Dobbiamo cercare di stare un attimo attenti, perché i centrocampisti potrei metterli anche piatti, però sta cosa non esiste. Può contare sull'aiuto dei compagni. A metri per andare. Il portiere vola ed è vola dove vola. Direttamente in area. No, bravi. Così, palla ancora pericolosa. E così. Merda, non abbiamo nessuno. C'era davanti. Oh. Cosa fa? Il pallone che può valere la parità, attenzione. No, vabbè, ma ho capito. Ma si spostano i miei giocatori. Ma cos'è? Cosa vuol dire? Ma vaffanculo. Ma che cazzo? Ma non è possibile. Cazzo di cross, tutto il difensore, ottimo intervento. Cross, bilancio. Però male. Continua ad avanzare. Madonna, se ci mette una vita a darmi il giocatore che gli chiedo io. Mamma mia. C'erano diversi nomi sulla lista dei possibili acquisti. Alla fine è arrivato questo giocatore. La Madonna, rosso questo. No? Pelatone bastardo. Per diventare uno dei migliori del suo ruolo, numero uno. Deve lavorare ancora parecchio, ma il tempo è dalla sua parte, tutto. Se ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. Porca troia. Ma Villalba, siamo sicuri che sia a destro? Nel senso, ha tirato male di sinistro, ha fatto un lancio del cazzo di destro. A me sembra che non abbia proprio i piedi. Sì, manca a FIFA lo vendo, non mi interessa. Anzi, lo metto in lista e lo vendo subito. Vaffanculo. Occhio a questo aia. Bravo. No, farla passare così. Il pallone fa ripartire l'azione. Sostengono la manovra qui. Ho sbagliato. Perfetto. Olivera è stanco, morto anche lui. Squadra. Si muove per vie centrali. Vuoi che non passi quella palla qua? Intervento pulito sull'avversario. Che full, non male. Mandalo. Mandalo. Dai, Ahmed. E ci sta facendo ballare Ale. Avanza. No, ma la perdiamo questa. Andiamo in eliminarla lì. Madonna, che rischio. Bella questa, tra l'altro, di azione. Allora, mettiamo l'armamentario pesante. Allora, dai, rimettiamo il tridente. Mettiamo. Allora, Olivera. Per forza di cose. Mettiamo Sandy lì, va bene. E basta perché. Altri cambi non possiamo farli, giusto? Giusto? Chrysler, possiamo fare qualcosa con Chrysler? No, infatti, esaurite le sostituzioni. Va bene così. Vediamo bene, se riusciamo a fare il miracolo, perché qui è tosta. Sì, Pier, la conclusione. Tra l'altro, ultimamente stiamo giocando solo con la maglia azzurra, o sbaglio? Per me ha fatto il massimo. No, doveva passare quella palla qua. E adesso via contro il piede con Totti. Tipo in quel caso qua, perché mi ha cambiato il giocatore che non gli ho chiesto di cambiarmi il giocatore? Dai, lì è rosso. No, niente qua. Qua ad esempio che era giallo, che comunque stava andando in porta. Sì, vabbè, però che cazzo vuol dire? Ma vai a fanculo, te, l'ingenuità. Ho tolto tutti i giocatori in barriera apposta per far spostare il portiere. No, lui si addormenta, non la prende. Non era irresistibile quel cazzo di tiro qua. Se quel pallone fosse passato. Dillo anche tu, dai. Per darmi la prova che quel pallone doveva passare, ma non è passato.
Niente, si stringe a Sun, non si sa per quale motivo. Azione insistita, buona circolazione di palla. Come fa a passare quella palla qui? Ma spiegatemelo! Grande parata questa. Lo salta di netto. Il gioco, Ciccio. No. Difesa sotto pressione, ma se la cava bene. Bravo Mukoko. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio. Ma ovviamente la partita è ancora aperta. Oh! Niente. La spazza via. Oh. Grande intervento per recuperare. Niente, non riusciamo a fare niente. Abbiamo presa. Provano un ultimo disperato tentativo. Ultimo disperato motivo. Ottimo lavoro difensivo. Interrompe l'azione, concede il fallo laterale. Adesso non la perde più la palla. Non la perdono più la palla. Lo dico io. Sì, è finita. Out. Rubatissima. Perché l'espulsione non ci stava per un cazzo. Ci saranno due minuti di recupero. No, perché l'ha fatta passare? Ma non è vero, ma non gli ho detto di farla passare. Ma che ladri di merda. Ma vai a fanculo, va. Anche sbagliata, che pippone. Pazzesco. Dai. Ce l'hanno rubata sti pezzi di stronzi. Maledetti. Per carità, ha giocato male, però vaffanculo, dai. Rubatissima questa. Dai, vai avanti. Andiamo avanti. Oddio. Un sacco di resoconti. Va bene. Andiamo a vedere. Allora, mettiamo in ordine così. 67, 17 anni. 62, troppo poco. 65, 20 anni, troppo poco. 19 anni. 66, 68, 19. Male. 68, 66. Gaston Suso. Latense. Ma in scadenza? No, nel club dal 2022 non si sa. Però scusami, dovresti dirmelo quanto gli rimane di contratto o no? Dobbiamo far così. 72 di C ci sta. Ma però di C l'abbiamo già presi. Aspetta. L'abbiamo presi. Faccio perdere. Qua c'è un CC 67, 60, 2 milioni. Ma possono essere sempre dei giocatori che si possono rivendere, per carità. Però, insomma. Anzi, soprattutto. A proposito di... Ma scusami, Non montarti la testa, me ne frega un cazzo. Devi stare zitto, decido io. Pensa a te questo. No, allora, a parte andare qua nel lab e andare... A parte che io ho preso due centrali, ma in realtà ce ne serviva solo uno. Però, al di là di ciò... Qua puoi fare solo il centrale, anche tu solo il centrale, vabbè. Diciamo che a livello di difensori ci siamo un attimo riempiti. No, io volevo vedere... Non è da qua, però... Aspetta. Gli Alba, interessante. Fif, hai rotto il cazzo, davvero. Sì? Mandami al lab. Dammi lab. E io adesso... finanze. Ordinameli per valore. 51 milioni Jovanovic, 41 Marshall. Afif 18. Afif, guarda, trattative contratto. Ma è in vendita almeno. Ah no, che rescindere. Ma è perché gli manca un anno che non possiamo metterlo in lista. Vabbè, allora facciamo così. Gli rinnoviamo il contratto. Stipendio attuale 15. Importante, lui mi chiederà cruciale. Va bene, sì, crucialissimo. 4 anni. 3.
Allora due accetti, giusto? Ok. Accetta. Impegni attuali è 15, poi ta rinnoviamo a 15. Oh, che cazzo devo dire? 16, no, guarda, giusto ciappino in più. Basta. Ma solo per poi metterlo nella lista dei trasferimenti. Ma no, in realtà non possiamo. Perché non possiamo, scusatemi, perché l'abbiamo preso quest'anno? Non l'ho capito io questo. Vabbè, sti cazzi, nel senso, volevo venderlo io. Vabbè, gli abbiamo rinnovato il contratto. Scelta molto logica. Andiamo avanti, va? Ah no, aspetta, però avevamo finito... Ne riparleremo presto. Ma che cazzo vuoi, Marshall? Cristo. Guarda te questo. Tutti che pensano di essere... Fenomeni adesso sono arrivati. Allora, non seguito. La DC non ci interessa, quindi rimuovi e rimuovi. È interessante, ma se non, non ha il contratto in scadenza. Questo ho capito, ma non... Cioè, dal Liverpool, dall'Arsenal, boh, ci proviamo, ma... Questo dal Preston. Oh, noi cerchiamo un po' di... Rimuovi. Via Newcastle, via Spurs, Middlesbrough, Nottingham Forest, forse non alla destra. Facciamo così. West Bromwich al City. Matt Clark. Swansea cos'è in Championship? Barmouth. Fulham, Fulham. Sono svincolati, ok. Guarda quanti... Ah, tanti. Sono tutti in Premier questi, cioè. Inutile anche che ci guardano. Vabbè, basta. Sono già rotto le balle di controllare i giocatori. Arriverà quel che arriverà. Ah, tiro potente, ce l'abbiamo ancora su D. Vabbè, sti cazzi. E sti cazzi, andiamo avanti. Campionato, torna al campionato. Finalmente possiamo concentrarci sul campionato. Siamo usciti dalla FA Cup. Ok, perfetto. E c'è la Papa Jones che andrà avanti. Però almeno, forse, forse siamo riposati. A FIFA... Ah, ci penserò. Non ti mando in panchina, tranquillo. Ti mando direttamente in tribuna. Allora, prima di tutto, gestione squadra. Vediamo come stiamo messi. Dovremmo essere abbastanza riposati. Ah, quindi la sconta in campionato, l'espulsione. Va bene. L'unica cosa è che è un po' che non la usiamo. Datemi la maglia gialla, grazie. Ok, dai, contro il Port Vale. Tanto vale. Vediamo. Vediamo come va. Vediamo se riusciamo a ripigliarci. Mukoko. Mukoko. 18 gol. Ci si attendono molti gol da lui. Molti gol. Ne basta uno. Vinciamo 1-0. A posto. A te vince. Segna o non segna. English weather. Rischio. Accanto a me per il commento tecnico. Il campionato è il grande protagonista quest'oggi. Match che promette gol e spettacolo. Come sempre, Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante. È un odore, è un odore. Pare essere davvero incredibile. Ecco, guarda che già pigliamo gol. Occasione interessante. Pazzesco. 1-0, cambia tutto subito. Pazzesco. Mamma mia, se stiamo messi da schifo. 1-0.
Dai, Cristina d'Avena e i puffi. Può avvicinarsi alla si porta. Può. Dai che... niente, la prende quello dietro, giustamente. A campo sulla fascia. Wilson. Come fa a passare? Willy Wilson? No, non è lui. Prova da lontanissimo. Esagerato. Per il portiere. Torneo certamente avaro di soddisfazioni per il Blackpool, là, che fatica a dare continuità al proprio gioco, ovviamente anche la classifica ne risente. Non è ancora del tutto compromessa la stagione, Pier. È vero che il risultato... No, perché non l'hai stoppata, Mukoko, maledetto? Ma se vogliono rientrare in corsa per il titolo, certamente serve un cambio di ritmo netto e anche rapido. Allora, dentro. Possono pareggiare. Là, d'esterno sul primo palo a Costa. Ce l'ha sto esternino, a Costa. Bravo, 1-1. Palla al centro, let's go. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Sto pensando anche a una formazione diversa. Ci penseremo. Prosegue la sua azione. No. Bravo Boa. No, che cazzo ancora. Sbaglio io il tasto, porca troia. Va ancora Boa, che giocatore. Niente, sti lanci qua non li fa più. Palla. Non li fanno più bene. Possono trovare il gol del vantaggio qui. Oh! No, Cristo. Allora, facciamo così. Adesso fai così, vaffanculo, spazzala. Oh, l'ha tenuto. Bravo! Abbiamo guadagnato una rimessa. Il pallone è uscito, si ripartirà con una Bravo. Rimessa laterale. Chi era? Il Milan? Cambia tutto, sventagliata, morbida. L'idea eventualmente è quella del contropiede. Almiron può segnare da Bello! Orca troia, miracolo del portiere. Bello questo. Un po' a caso, però bello. Sponda, 1-2, cross. Merda, che palla del cazzo. Anche questa. No. Madonna, i rischi. Oh, Harrison, piano. Wilson. Merda. L'aveva presa bene, cazzo. Bravo, no, dai, non farti uccellare. Bravo, Barba. Stai calmino, Ciccio. Stai calmino. Mukoko. Ah, non ci è arrivato. Merda, dai, che ci arrivi. Dai. Oh, presa. Può scambiare con il compagno. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Bravi. E l'abbiamo messa, l'abbiamo ribaltata. Adesso vi riconosco, cazzo. Adesso sì che si ragiona. Porta spalancata. Vamos. Impossibile sbagliare. La squadra di casa Sofa Mukoko anche dal dato sul possesso, però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi la manovra prevedibile, devono alzare ritmo e fare più movimenti. Bella palla per Mucca troia, mocca mamma. Privi di qui per la difesa avversaria e chissà che non possa essere l'inizio giallo? Della scossa per loro. Davvero? È giallo, gli ha dato. Meglio. Barba, roba tua, brava. Palla persa, errore banale. Osti, gli si è allungata, gli ha toccata. Merda. Buono. C'è spazio davanti. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ci credo. Ha optato per la potenza. Non ci credo. Di molto, ma poteva Brian. Brian. No, cazzo. Utz. No, sale la bandierina e dunque bravi, tutto fermo per fuori gioco. Là. Ottima lettura, recupera il pallone.
Roba tua. Bravo, Barba. Mi sembri Harry Maguire. No, dai. Però come movenze un pochino. Cambia tutto. Per altri 60 secondi. Bravo. Mukoko. Che bravi che siamo. Tentativo di liberare l'uomo con questa giocata. Anche questo cross non era malvagio. È che li fanno proprio tesissimi e bassi. Serve in profondità. Allora, voglio fare un esperimento. Nel senso che voglio andare a cambiare la nostra formazione. In che senso? Nel senso che vorrei provare un modulo con un... Non è 4-3, ma va bene. 4-1... C'è un 4-1-3-2? 4-2-3-1, 4-1-4-1, no, 4-5, no. Tipo così, però 4-2-2-2, no, 4-3-1-2, facciamo questo, ma facciamo anche così. No, a parte Jovanovic lì, ok, Acosta e Miron teniamoli. Devo fare così. Centrocampista offensivo sinistro, centrocampista offensivo destro, Marshall, Acosta centrale e due punte. Proviamola. A parte che mi ha messo Barba a fare queste cose. Difensori non dovevi toccarmeli, perché mi cambi difensore. Allora, questo è rimasto uguale. Facciamo inserimenti offensivi, manovra veloce, vediamo se cambia ampiezza. Insomma, non troppo. E le istruzioni proviamo a fare. Rimani centrale, inserisciti alle spalle. Oddio. Inserisciti alle spalle, aggressive. Rimani avanti, assolutamente. Rimani avanti. Rimani centrale. Ma non lo so. In realtà uno dovrebbe far salire la squadra e l'altro inserirsi alle spalle. Però invece di far salire la squadra fai falso 9. Vieni proprio in mezzo ai trequartisti per andare a palla. Ma rientra in difesa? Sì. Entra in area per il cross. Sì, mai faremo dei cross. E intercettazioni aggressive. Rientra in difesa? Sì. Entra in area per il cross. E svaria, oltre ad avere intercettazioni aggressive, per questo lo rifarò. Svaria no, gioca largo, sì, te mi stai un po' più largo. Entra in area per il cross, rimani avanti. E basta, marca uomo, no. Resta dietro in attacco, intercettazioni aggressive. Ok, registra arretrato, mi piace. Ryan partecipa all'attacco, intercettazioni aggressive, sovrapponiti, sali a impedire che l'uomo cazzi e mazzi. Partecipa, aggressive, sovrapponiti. Questi, vabbè, guarda, resta dietro in attacco, aggressive, sali, aggressive. Ok, perfetto. Qua è uscite sui cross e portiere fuori dai palli. Ok, va bene, direi che può anche starci. Proviamola, giusto per vedere se questo... Ma possiamo anche salvarlo, magari, no? No, siamo sicuri? Non ce lo salvi? Niente. Me lo rifarò con calma dopo. Vediamo però se funziona, prima di tutto. Cioè, per carità, durante la partita non si ha neanche poi così l'impressione che possa funzionare da subito. Sai, una partita già iniziata, che ha già una sua storia. Anzi, magari cambiare può essere deleterio. Hanno il pallone che può valere la parità. Madonna, i rischi. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima. Là, l'abbiamo presa. È arrivata la conferma da parte troppo della tardi dell'accordo. Attenzione, che occasione, Pier! È fuori gioco, Pier. Guardavo il radar, intento ad aspettare il momento giusto per fare il lancio. È pronto a entrare in campo. Solito, troppo tardi.
Bravo, questa palla presa, recuperata. Dagliela. Arca trottola. Rigore. No, aspettavo. No, no. Ma dovremmo avere forse anche un po' più di copertura a metà campo. Così. Però, insomma. Mukoko, porca troia. No, male qua. Bravo Espinosa, che lo induce all'errore. Buono questo. Si Marshall. Si Marshall. Incrociala. C'è arrivato il portiere evitando un gol. Che cazzo di parata ha fatto sto stronzo? C'è un cambio dunque. Occhio al cross in mezzo. Spondala. Che cazzo Brian. Risultato che non cambia. Bravo, che l'hai tenuta. Buona questa palla per Mukoko. Ma cazzo, ma Mukoko è forte di testa. Ha salvato il risultato. Piega. Guardalo qua, Mukoko. Guardalo qua, pronti? Guarda il gol di Mukoko. No, niente, mi ha preso il barba. Si mette bene. Che cazzo. Mi ha tirato addosso. Messerra. Messerra. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scatti. Buono. Attenzione Spinosa, si inginocchia per fermare questo tiro potente ma poco preciso. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Bravi. Merda. No, è buona. C'hanno dei cambi tenendo questa formazione. Allora, direi proviamo a Med al posto di Mukoko. Ho sottotono. Chrysler ci può stare al posto di Almiron. Almiron, dai. E poi diamo fisicità con Atem e Assam per Oliveira, che lo vedo un po' più stanchino. Quindi facciamo Oliveira. E ok, va bene. Viglialba, vediamo. Caccia qui il pressing. Wilson. Bello lì che ci siamo aperti come. Bravissimo quel portiere. Le gambe di. No, dalla mamma di qualcuno. No, mi dissocio. Rajan, è vero, al Port Vale era. Ma ce la facciamo uscire. Wilson. Ci voglio credere io, eh. E dopo tre ore prendo gol. Mi incazzo come una iena. Abbandona in campo. Finisce qui la sua gara. Pallone in mezzo. Fuori. Così, occhio. Saliamo o cosa? Può colpire da lì. Non l'aveva presa, ce l'avevo io. Ce l'avevo io. Clamorosamente ce l'avevo io quella palla qua, dai. Questo replay dai. Precedente. Ti fammi vedere il replay che ce l'avevo io sta palla. Dai, inciampato, dai. Inciampato, va bene. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. Che non sembra cambiato molto a livello di formazione, o sbaglio. Bella palla. Grande intervento difensivo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Ma pazzesco! Posizione interessante. Dai, che l'hai presa. Perché non entri tu che ti ho detto di entrare, ma Cristo. Cerca l'imbucata. Vuole un pallone lungo. Brutta non ci credo. Palla ancora pericolosa. Risolve il problema. Ne pigliamo una noi. Profondità. Vediamo come sfruttano il contropiede. No. Niente. In pallino ce l'hanno ancora loro. Adesso vogliono vincere la partita. Attenzione dai Golan. Vai a fanculo. Godo. Godo, merda, godo. No gol, c'era con Light Technology. La prima impressione, cioè il pallone non è entrato del tutto, dunque niente gol. Non era una chiamata difficile, giusto comunque verificare, a scanso di equivoci. No, che era bella questa. Ma che cazzo di fallo è? Ma stai scherzando? Ma sei una merda sei. Nostro.
Mandalo, ma dove cazzo lo mandi? Mamma mia, oh. Che giornataccia. Non è finita, però, che, appunto perché non è finita, che giornataccia. Ma che c'è? No, non ci credo. Perdono il possesso del pallone. Ci provano ancora. Non ci credo. Alzati. Alzati. Va, che passaggio di merda. Adesso prendiamo anche gol, magari. Minuti di recupero. È il momentum time. Momentum time. Momentum time. Quel passaggio qua doveva passare. Invece non è passato il passaggio. Sostengono la manovra qui. Madonna. No, no, è il momentum time. Barba che ha dell'energia ma non corre. Ok, no, è passato il momento in time. Finita però la partita. Che prestazioni di merda. Possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Oggi male. Molto male oggi. E questo penso che influirà sulla classifica. Plymouth ha pareggiato. Chi c'era dietro lo Stockport? No, no. Rajan. La, allora, parte la posta in arrivo, che ci sono un sacco di resoconti. Adesso andiamo a vedere. Qualifica scontata, va bene. Allora, 74-23 anni, no male, però dello Sheffield. Dobbiamo vedere. 73 alla destra. 23 anni, attaccante 72 dei Wolves, campana. Ah, io provo a fare qualche... Però, cioè, questi va solo se sono a fine contratto, nel senso. Io qualcheduno lo metto. Se passerà la squadra Brentford a inizio mercato. E allora, vaffanculo, l'hanno già presa questo. Diego Llorente. Sì, non ci interessa più. 72. 77, Shaq, difensore. CDC, 32 anni. City questo, oh. Bene, seguiamolo, ma se sono nuovi questi, a logica dovrebbero essere con un anno di contratto, quindi magari accettano, che ne so. Ma quanti me ne avete messi? Aspetta, diciamo 2 giorni. Ma che cazzo volete? Aspetto di più da te. FIFA. No, mi dispiace, tu non avrei importante, ciao. Pezza di stronzo di una FIFA. Skippiamo l'allenamento e poi abbastanza velocemente che siamo andati per le lunghissime. Direi di... Se ne arrivo, ok, ha reso conto. Fatto per il trasferimento di Hassan. Hassan è vecchio, c'ha 71. Terzino sinistro magari lo troviamo. 1,8 potremmo arrivare anche. Trattiamo. Trattiamo, l'abbiamo preso a 0. 1,6, guarda, 1,6. Proviamo 2, esageriamo, ci diranno di no subito sti cazzi. Però noi esageriamo, magari riusciamo 1,7. Via di mezzo è 1,9 e tu offrirai 1,8, 1,8, giusto? Se mi dici di no a 1,8, mi incazzo. Che figli della... Lurida. Vabbè, sono arrivati altri resoconti, giusto? 76? Minchia. 73 alla sinistra. Potrebbe tornarci utile se riprovano a prenderci il nostro... Il nostro Hassan. COC, 26 anni, 74 del Norwich. Anche starci. Amad Diallo. Vabbè, intanto va bene così. Signori, io con questo direi che ci possiamo salutare anche qui. Come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, un commento, a sostenere i nostri sottoni, soprattutto in già l'ultimo giorno. Minchia, un casino allora. Vedremo nel prossimo episodio. Signori, mi raccomando, sostenete i nostri sottoni e ci vediamo con un prossimo video. Ciao.